presento, sono Virginia Prighenti, vengo dalla piccola università di Modena e Reggio Emilia. Io sono fresca di dottorato, quindi ho ancora una bassa, diciamo, esperienza nella ricerca, però vengo da un team che ha una esperienza ventennale nella caratterizzazione fitochimica dei prodotti naturali e da 4 anni a questa parte ci siamo messi a lavorare su questa pianta meravigliosa che è la cannabis. E vi parlerò di un progetto che ha riguardato lo sviluppo di una tecnica analitica, quindi per il controllo di qualità delle piante di cannabis, che ha coinvolto quindi l'estrazione e l'analisi delle infiorescenze di cannabis della varietà da fibra. La cannabis, come è già stata ampiamente introdotta dalla professoressa prima di me, è una pianta dioica, appartenente alla famiglia delle cannabacee ed è diffusa ormai in tutto il mondo. È conosciuta per svariati motivi, tra l'utilizzo, diciamo, voluttuario, per ragioni invece più alimentari. E, come detto prima, come anticipato prima dalla professoressa Pacifico, la tassonomia di questa pianta è ancora un argomento veramente complicato. Io stessa, anche quando parlo con i miei genitori, con la mia famiglia, di quello che faccio nel laboratorio, tutte le volte che dico che lavoro con la cannabis, mi guardano e dicono bello il laboratorio dove lavori te. Faccio una fatica veramente bestia a spiegare la differenza. Dal punto di vista storico esistevano, diciamo, 3 specie principali di cannabis, tra cui la cannabis indica, che è quella conosciuta più comunemente per un uso voluttuario, quindi quello con un contenuto del principio psicoattivo tetraidrocannabinolo molto elevato. Poi c'era la cannabis sativa, che invece era la varietà utilizzata per la fibra, quindi per l'ottenimento della fibra che veniva utilizzata quindi nel settore tessile. E poi c'era la ruderalis, che aveva caratteristiche intermedie. Siccome è una pianta che è facilmente incrociabile, al giorno d'oggi non si riesce più a distinguere, diverse specie, ma si parla più che altro di diversi chemiotipi della stessa specie, che è la cannabis sativa. Più precisamente esistono chemiotipi, significa che le piante vengono classificate in base al loro profilo in cannabinoidi. Al giorno d'oggi il chemiotipo di cannabis più studiato è la cannabis medica, quindi con un alto contenuto di tetraidrocannabinolo, mentre la varietà da fibra dal punto di vista farmaceutico è ancora molto sottovalutata. La chimica della cannabis è una chimica molto complessa, troviamo diverse svariate classi di composti, tra cui anche ad esempio i terpeni, che sono quelli responsabili del caratteristico aroma molto pungente della pianta e che hanno anch'essi un'attività biologica molto interessante. I composti, diciamo, peculiari presenti in questa pianta sono i cannabinoidi. Ma che cosa sono chimicamente i cannabinoidi? Sono dei composti a 20 o 21 atomi di carbonio con una struttura che chimicamente viene definita terpenofenolica. Infatti sono caratterizzati da una parte terpenica attaccata ad una parte invece fenolica. Quindi sono anch'essi considerati polifenoli perché hanno la funzionalità fenolica. All'interno della pianta vengono biosintetizzati in queste strutture ghiandolari qua, chiamate tricomi, e come è stato detto anche in precedenza, vengono sintetizzati nella loro forma acida per la presenza di questo gruppo acido qua sul fenolo. Il precursore di tutti i cannabinoidi è l'acido cannabigerolico, questa molecolina qua, il quale dà origine a tutti gli altri acidi cannabinoici presenti all'interno della pianta. Il più abbondante di solito è l'acido cannabidiolico nelle varietà da fibra, mentre nei chemiotipi da tipo cannabis medica l'acido che viene sintetizzato maggiormente è l'acido tetraidrocannabinolico. Gli acidi cannabinoici, in seguito a temperatura, quindi a temperature elevate e anche a irradiazione, vengono trasformati nelle loro componenti che vengono chiamate neutre, perché viene perso questo gruppo acido, che sono appunto il cannabidiolo, il THC
e altri minori, quali ad esempio il cannabicromene, il CBC. Quindi nella varietà da fibra abbiamo una bassissima percentuale che legalmente deve rimanere sotto lo 0,2% del composto del delta-9-tetraidrocannabinolo, mentre abbiamo grandi quantità dell'acido cannabidiolico che poi può essere trasformato in cannabidiolo. Ok. Il cannabidiolo dal punto di vista farmaceutico rappresenta il composto uno tra i composti più promettenti, data anche la sua bassissima tossicità e anche la sua mancanza, diciamo, di attività psicoattiva. Tra le varie attività che sono state studiate, ritroviamo una forte attività antiossidante e antinfiammatoria che è strettamente collegata ad attività neuroprotettiva, ansiolitica e anticonvulsivanti. Due parole sull'attività antinfiammatoria. Il cannabidiolo agisce appunto come antinfiammatorio a livello del sistema immunitario periferico, quindi va ad agire su cellule quali i macrofagi e i linfociti e si va ad attaccare a dei recettori che portano alla diminuzione di molecole che causano l'infiammazione, quindi ha un elevato potere antinfiammatorio. Questo lo rende un candidato promettente per il trattamento di patologie infiammatorie, quali ad esempio le patologie infiammatorie della pelle, come psoriasi ad esempio, e anche per il trattamento di patologie neurodegenerative, proprio perché l'attività antinfiammatoria di questo composto è strettamente legata alla sua capacità neuroprotettiva. In questa slide ho riportato alcuni studi, giusto pochi dei tanti studi che sono stati condotti sull'attività del cannabidiolo e anche un articolo recentemente pubblicato dal nostro gruppo di ricerca dove sono state riassunte le attività neuroprotettiva, antinfiammatoria e anche antitumorale dei cannabinoidi non psicoattivi presenti nella canapa da fibra. Però sorge una domanda, tipo, esistono dei prodotti attualmente sul mercato per i quali che sono autorizzati per la cura di determinate patologie? No, ufficialmente, come dice anche questo report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, attualmente non esiste in commercio nessun farmaco contenente cannabidiolo. Esiste però, è in fase avanzata, questo è l'Epidiolex, che è una preparazione a base di cannabidiolo puro, è attualmente in fase clinica 3, quindi molto vicina all'immissione al commercio, con diciamo, indicazione terapeutica al trattamento di alcune forme resistenti di epilessia. Quindi questo, diciamo, è quello che è più vicino a essere rilasciato proprio come farmaco autorizzato a base di cannabidiolo. Tutte le altre preparazioni che noi vediamo in commercio, è importante sottolineare che non sono autorizzate a essere vendute come prodotti farmaceutici. Il cannabidiolo non è l'unica sostanza, l'unico cannabinoide non psicoattivo ad avere un'attività, ma tra gli altri ci sono anche il cannabigerolo, il cannabicromene e l'acido cannabidiolico che hanno dimostrato di possedere delle attività antimicrobiche molto interessanti. Ho riportato nella slide una tabella presa da un articolo del professor Appendino, che è un professore che studia da molto tempo questa pianta, dove riporta l'attività antimicrobica dei vari cannabinoidi indicati con delle lettere e ha trovato che il cannabidiolo e il cannabigerolo e l'acido cannabidiolico, confrontati con gli antibatterici convenzionali, hanno mostrato un'attività molto vicina e molto potente. Addirittura hanno mostrato una buona attività anche su dei ceppi batterici resistenti alla normale terapia antibiotica. Quindi questo li diciamo, identifica come delle molecole molto interessanti anche in questo ambito. Come ho detto in precedenza, come ha anche specificato prima la professoressa Pacifico, nella pianta noi non troviamo i composti neutri, quindi i composti quali cannabigerolo e cannabidiolo o ad esempio THC, ma troviamo la loro forma acida, perché vengono sintetizzati nella loro forma acida. Solo in seguito appunto a calore o irradiazioni vengono trasformati nella loro forma neutra.
E per noi chimici analitici questo è un punto fondamentale, quindi noi che ci occupiamo del controllo di qualità, per la scelta della tecnica con cui noi andiamo a, ad analizzare le infiorescenze della cannabis. Solitamente diciamo era impiegata come tecnica la gas cromatografia, che prevede l'utilizzo proprio di alte temperature. I composti vengono proprio bruciati in questa tecnica, cioè vengono sottoposti ad alte temperature. E questo ha sollevato il problema che non fosse la tecnica, diciamo, migliore per avere un profilo proprio affidabile di quello che è il profilo in cannabinoidi della pianta. Quindi noi ci siamo focalizzati su una tecnica chiamata HPLC, che si basa su, si chiama cromatografia liquida ad alta pressazione, dove non viene utilizzato, non c'è utilizzo di alte temperature, ma l'estratto viene analizzato a temperatura ambiente. Quindi, per arrivare allo scopo del nostro progetto di ricerca, noi ci siamo andati a... ho riportato in questo slide questa figura che secondo me è molto esplicativa. Come ho detto in precedenza, la canapa da fibra a livello farmaceutico è ancora molto sottovalutata, ma andando a vedere il processo che porta dalla pianta alla forma farmaceutica vera e propria, ritroviamo come, diciamo, fattori molto importanti, quindi la, oltre ai fattori legati alla pianta, quindi vediamo che comunque scegliere la pianta giusta, ovvero quella con un contenuto di cannabinoidi, con un contenuto di sostanze attive che interessa a noi, è una parte fondamentale, come anche lo sviluppo di tecniche estrattive che permettono di ottenere estratti altamente concentrati in cannabinoidi. Noi ci siamo posti proprio in questi due punti qua, quindi siamo andati a sviluppare, come ho scritto qua, siamo andati a sviluppare un metodo analitico che ci permettesse di individuare le piante più promettenti dal punto di vista del loro profilo in cannabinoidi, e siamo andati anche a mettere a punto una tecnica di estrazione che permettesse di ottenere un estratto ricco nei componenti bioattivi di nostro interesse, che in questo caso erano i cannabinoidi non psicoattivi, che potenzialmente potrebbero quindi trovare un'applicazione in ambito sia nutraceutico ma anche che farmaceutico vero e proprio. Questa è stata, diciamo, le fasi del lavoro che abbiamo seguito, quindi abbiamo sviluppato, messo a punto un metodo appunto cromatografico, abbiamo messo a punto, ottimizzato le condizioni di estrazione, abbiamo identificato, quindi siamo andati a vedere se nell'estratto che abbiamo preparato erano effettivamente presenti i nostri cannabinoidi, abbiamo validato il metodo analitico, perché qualsiasi metodo analitico, per poter essere applicato anche in altri laboratori esterni e per provare che è affidabile, deve essere comunque validato secondo delle linee guida internazionali. E alla fine abbiamo applicato il metodo che noi abbiamo sviluppato dei campioni reali, sia di infiorescenze di cannabis appartenenti a diverse varietà, sempre da fibra, e anche a prodotti, come posso dire, che non... attualmente vengono venduti nei grow shop, o comunque, quindi olio di cannabis, olio di CBD, balsamo e anche un estratto, proprio di un estratto concentrato di cannabis. Salto la parte prettamente chimica perché è prettamente analitica. Quello che voglio dire è che spiego brevemente su cosa si basa la cromatografia liquida ad alta prestazione. Quindi noi andiamo ad estrarre, a creare un estratto dalle infiorescenze di cannabis. L'estratto è una miscela di composti, così com'è noi non riusciamo a capire che cosa c'è dentro. È necessario che questi composti vengano separati. Quindi cosa succede? Questi composti passano attraverso un tubo, una colonna che è riempita con del materiale che permette, in base alle caratteristiche chimico-fisiche del nostro composto, di separare le diverse molecole in miscela nel nostro estratto. Alla fine di questa colonna c'è un detector che, in base alle caratteristiche, quali ad esempio l'assorbimento della luce, mi identifica e mi va a far vedere, diciamo, le molecole presenti nell'estratto. Questo è il grafico in uscita dallo strumento, che viene chiamato cromatogramma, e già a colpo d'occhio possiamo vedere come tre varietà diverse di canapi, quindi una ricca in cannabidiolo, in acido cannabidiolico, una ricca in tetraidrocannabinolo e acido tetraidrocannabinolico, e una varietà ricca in acido cannabigerolico e cannabigerolo. Riusciamo già a vedere a colpo d'occhio la differenza nel grafico in uscita della colonna, questo per dire l'ampia variabilità che esiste fra una pianta e l'altra.
Una volta messo a punto il metodo cromatografico, ci siamo focalizzati sull'ottimizzazione di una tecnica estrattiva che permettesse di ottenere un'alta resa in cannabinoidi. La prima cosa che il primo problema che ci siamo posti è la scelta di un solvente adeguato. Vista la struttura chimica dei cannabinoidi, abbiamo deciso di testare solventi a diversa polarità, partendo dal metanolo e arrivando fino a un solvente più apolare come l'esano. In particolare abbiamo testato metanolo, etanolo, l'acetone, una miscela di metanolo e cloroformio e l'esano vero e proprio. Come si vede dal grafico, non c'era una differenza significativa fra i diversi solventi utilizzati, però in generale ci siamo accorti che i cannabinoidi acidi prediligono solventi più polari, come ad esempio metanolo ed etanolo, mentre i cannabinoidi quelli neutri, come cannabidiolo e cannabigerolo, prediligono solventi più apolari. In generale, comunque, la resa di cannabinoidi abbiamo visto essere maggiore utilizzando l'etanolo, che quindi è stato scelto come solvente prediletto. E questo è un valore aggiunto, perché l'etanolo, appunto, come diceva prima anche la professoressa Pacifico, può essere utilizzato in diversi ambiti e non ha problemi di... Cioè, comunque può essere utilizzato a livello alimentare, viene utilizzato anche a livello farmaceutico, quindi non dà particolari problemi. Successivamente ci siamo soffermati sulla tecnica d'estrazione vera e propria e abbiamo messo a confronto una macerazione dinamica che consiste nel... mettere in agitazione le infiorescenze di cannabis all'interno del solvente, all'interno di etanolo, tenuta in agitazione per 45 minuti. Abbiamo confrontato con un'estrazione assistita da ultrasuoni, un'estrazione assistita da microonde e l'estrazione in fluidi supercritici. Devo dire la verità, noi tutti quanti tifavamo per l'estrazione in fluidi supercritici perché è una tecnica molto ecologica, perché non utilizza solventi e soprattutto è molto ecosostenibile. Purtroppo però non ha dato i risultati sperati, infatti è risultato addirittura essere la tecnica peggiore per ottenere un estratto ricco in cannabinoidi. Al contrario, ci siamo accorti che la macerazione dinamica è risultata la tecnica migliore per quanto riguarda i cannabinoidi acidi, mentre per quanto riguarda cannabidiolo e cannabigerolo, la tecnica d'elezione sarebbe stata la tecnica assistita da microonde. C'è da sollevare un punto però. L'estrazione assistita da microonde comporta ad un aumento delle temperature. Quindi ci siamo accorti che in concomitanza con un aumento della resa in cannabidiolo e in cannabinoidi neutri, c'era un calo della resa nei cannabinoidi acidi. Quindi probabilmente durante la tecnica estrattiva gli acidi cannabinoici sono stati convertiti nei loro corrispettivi neutri. Questo a sottolineare l'importanza che ha la temperatura della tecnica d'estrazione per la qualità finale dell'estratto. Quindi alla fine abbiamo la tecnica estrattiva messa a punto, ha previsto una macerazione dinamica in etanolo ripetuta 3 volte, quindi per un tempo totale di 45 minuti, che veniva filtrato e poi analizzato con la tecnica cromatografica messa a punto precedentemente. Salto la parte di caratterizzazione e di identificazione dei composti perché è una parte prettamente chimica e analitica. E passo direttamente all'analisi quantitativa, quindi all'applicazione di questo metodo analitico e di questo metodo estrattivo a dei campioni reali di infiorescenze femminili di piante di canapa appartenenti a diverse varietà e all'applicazione a dei prodotti che vengono venduti normalmente sul mercato. Per quanto riguarda le diverse varietà di infiorescenze di cannabis, abbiamo notato che nella quasi totalità dei campioni analizzati il cannabinoide preponderante è risultato essere l'acido cannabidiolico. Questo anche a dimostrare la freschezza del materiale che ci è stato consegnato e che abbiamo raccolto. Perché normalmente nella pianta fresca noi troviamo un'abbondante quantità di acido cannabidiolico.
Il secondo composto più abbondante è risultato essere cannabidiolo, tranne in tre campioni. In tre campioni abbiamo notato che c'era un rapporto, quindi una quantità uguale tra acido cannabidiolico e cannabidiolo. Questo ha sollevato, diciamo, il dubbio che il materiale che è stato consegnato, che ci è stato consegnato, non fosse stato conservato in condizioni appropriate, oppure che fosse un campione vecchio, proprio perché lentamente, col tempo e con le alte temperature, spontaneamente gli acidi vengono convertiti nei composti neutri. Un campione in particolare è risultato avere una composizione completamente diversa, infatti è risultato ricco in acido cannabigerolico, che essendo il precursore di tutti i cannabinoidi, normalmente nella pianta non è contenuto in alte quantità, ma è contenuto in basse quantità, ma ce n'è poco. In una pianta sola però abbiamo trovato una maggior quantità di questo cannabinoide. Passando invece all'analisi dei prodotti, quindi ai prodotti di olio di CBD e nel balsamo di cannabis e nell'estratto, abbiamo notato una grandissima variabilità, specialmente nei campioni di olio di cannabis. Come vedete, nei campioni di olio di cannabis la componente acida risulta notevolmente diminuita a favore della componente neutra in cannabidiolo. Se noi vediamo questi due valori, vediamo che la quantità di cannabidiolo nei due diversi prodotti è completamente diversa. Questo a sottolineare quanto è importante tenere monitorata la composizione chimica sia della pianta, che come abbiamo visto prima anche la pianta stessa ha una certa variabilità, ma è altrettanto importante andare ad analizzare il contenuto nei prodotti finali, nelle preparazioni finali, perché esiste veramente una grandissima variabilità. Il problema di questa grandissima variabilità è poi la riproducibilità nella loro attività, nei saggi biologici o nella loro attività terapeutica, nelle loro proprietà terapeutiche. Per quanto riguarda i balsami, questi hanno presentato un profilo in cannabinoidi più simile alla pianta fresca, quindi con un contenuto maggiore in acido cannabidiolico rispetto al cannabidiolo, cosa che invece non è stata riscontrata nell'estratto. Nell'estratto c'è una completa mancanza della parte acida, quindi probabilmente è stato ottenuto mediante riscaldamento, comunque una tecnica che ha previsto un riscaldamento piuttosto importante del materiale vegetale. I risultati di questo progetto sono stati pubblicati in questa rivista scientifica nel 2017, questo giusto per informazione. Niente, concludendo, il nostro team di ricerca ha sviluppato una metodica affidabile ed efficiente per la caratterizzazione sia delle piante, delle infiorescenze di cannabis, sia dei prodotti a base di cannabis. La tecnica estrattiva ottimizzata ha previsto una macerazione dinamica a temperatura ambiente per 45 minuti con etanolo, e l'applicazione di questo metodo a delle matrici reali come le infiorescenze e i prodotti a base di cannabis permette, diciamo, una selezione di quello che è il materiale più ottimale per la preparazione sia di estratti ma anche per l'ottenimento di prodotti farmaceutici e prodotti nutraceutici riproducibili. Vorrei ringraziare appunto i miei tutor, quindi la professoressa Stefania Benvenuti e la dottoressa Federica Pellati, tutti gli studenti che hanno lavorato con me a questo progetto di ricerca, che ha fatto parte della mia tesi di dottorato. Un ringraziamento speciale va a Davide Maran, che tengo particolarmente a ringraziare, che è uno studente che ha lavorato e ha speso tantissimo tempo nella ricerca sulla cannabis e che purtroppo è scomparso proprio per seguire la sua, diciamo, passione verso la cannabis. È scomparso l'anno scorso mentre stava trascorrendo un periodo all'estero per completare gli studi, però a lui dedico, diciamo, questo lavoro e la ricerca che portiamo avanti tutti i giorni nel nostro laboratorio, perché è grazie a lui che è cominciato. Infine ringrazio tutti quanti voi per la vostra attenzione. Grazie. Grazie, grazie Virginia.
No, no, rimani, rimani. Te... Sono qua. Sei stata fedelissima al tempo che avevi a disposizione, non voleva essere nulla di polemico. E quindi magari se qualcuno è interessato a fare una domanda o vuole fare una domanda, io purtroppo mi ero assentato un attimo, quindi tutta la prima parte non l'ho ascoltata. Quindi l'unica cosa che ti posso chiedere è, quindi il consiglio che tu dai è usarlo come balsamo, mi sembra aver capito l'estratto, perché è quello che ha più proprietà. Mi sembra dipende dall'attività biologica che noi vogliamo ottenere. Quello che, quindi, a seconda che noi vogliamo avere più acido cannabidiolico, quindi più attività antibatterica, più attività legate a quel composto, conviene a questo punto usare il balsamo che era indicato lì. Se invece voglio sfruttare al massimo le potenzialità del cannabidiolo, conviene decarbossillare completamente la pianta, ovvero trattarla ad alte temperature per convertire tutta la componente acida nella componente neutra. Quello che però per me è importante sottolineare è di stare molto attenti al materiale di partenza, tenerlo molto controllato, più che altro per avere una riproducibilità del prodotto finale, che sennò, come abbiamo visto, può avere contenuti completamente diversi. E qui torniamo sempre al punto da capo, giustamente il materiale di partenza, bisogna essere sicuri, e qui ancora in Italia non è facile riuscire a capire tutta la filiera e tutto quanto, per altri problemi che non siamo qui ad analizzare in questo momento. Se c'è qualcuno che vuole fare domande, e altrimenti la liberiamo, almeno che non voglia dire lei qualcos'altro. No, anzi grazie per avermi invitato. Figurati, grazie a te di essere venuta e di aver presentato la tua ricerca. Grazie in bocca al lupo insomma per il futuro e... speriamo speriamo che vada bene. Grazie a Virginia Brighetti.